Roberto Sorrentino, 28 anni, una lunga milizia in azzurro, si presenta così nei primi minuti di gioco davanti al suo ex pubblico e fa tremare i 50.000 speranzosi spettatori. I pali, su tiri di Pellegrini e Frappampina, sembrano essere suoi complici. Poi diventa un portiere normale e si inchina tre volte, ma a lui è bastato quest'inizio pirotecnico per esaltarsi e per essere soddisfatto. Dal possibile blitz di tre gol nei minuti iniziali, il Napoli di Milano, con due punte, rischia di chiudere il primo tempo a reti inviolate. Quando poi sul cross a rientrare di Pellegrini non arriva in tempo Sorrentino, ci mette una pezza Mosti, tra i migliori del Catania, con Pedrinho e il rientrante Mastalli. Due punti che valgono una permanenza in Serie A e forse tutto un campionato, il Napoli li ottiene al 34esimo, quando José Guimarães Dirceu, da circa 30 metri, fa partire questo tiro di sinistro, non fortissimo, ma di estrema precisione. Una punizione che rivediamo da altra angolazione e che colloca il brasiliano tra gli stranieri specialisti nei tiri piazzati. Il Catania, venuto a Napoli per onorare le sue ultime partite in Serie A, è ora matematicamente fuori. Al San Paolo ha schierato due punte, Cantarutti e Carnevale, non ha costruito barricate. Anche il Napoli aveva in formazione due attaccanti puri come De Rosa e Pellegrini, ma nonostante questo assestato colpo di testa al quinto della ripresa, il romano si becca fischi a scena aperta e reagisce con stigmatizzabili gesti rivolti al pubblico quando il suo preciso assist mette in condizione dal Fiume di raddoppiare. La rabbia che ha in corpo esplode tutta, tre minuti dopo, al gol venuto dopo un anno e mezzo di astinenza. Rabbia e pianto che negli spogliatoi diventano rincrescimento. È stato un momento di nervosismo, il mio ho sbagliato pienamente, mi assumo tutte le responsabilità e chiedo pubblicamente scusa per quel gesto che ho fatto. Una partita così, rallentata nel secondo tempo, mai avrebbe fatto pensare ad una ulteriore segnatura azzurra. Il calcio è imprevedibile. Marchesi no. Oggi abbiamo fatto un buon risultato, considerando anche le altre. Però forse il difficile viene adesso perché abbiamo una serie di partite molto dure.